Con Boris Pesce, che è uno storico dell'industria, uno storico del lavoro, oggi affronteremo il testo del famoso sociologo Charles Wright Mills dal titolo I colletti bianchi, la classe media americana. Boris Pesce è tra l'altro autore di questo testo che si intitola I colletti bianchi a Torino, il ceto medio, l'industria privata dal 1900 al 1945 ed è un ricercatore che si occupa ancora adesso di questi temi. Ecco, vuoi cominciare a illustrarci chi era Charles Wright Mills e poi che cosa sostiene in questo testo fondamentale di sociologia? Certo, Wright Mill è fondamentale per la sociologia contemporanea, in quanto possiamo dire che porta la teoria del conflitto, che ha le sue origini in Marx e per certi aspetti anche in Weber, in America. Mill e Coser sono i due sociologi che portano appunto la teoria del conflitto, la sociologia critica in America. Sì. Una teoria del conflitto che non batte però tanto il tasto sul conflitto di classe, come in Marx, quanto invece sul conflitto tra gruppi e interessi diversi. Questo stampo si ritrova non solo in Wright Mills, ma anche in tutti i sociologi di Francoforte, Fromm, Marcuse, Possiamo Adorno. dire che la differenza dipende forse dal fatto che lui lavorava in America e quindi non aveva una società come quella europea, stratificata, con classi consolidate come quella. Questo lo ha influenzato un poco. Sicuramente, anche perché i suoi studi sono studi in gran parte empirici, cioè studi sul campo, che nascono da delle ricerche che ha fatto, ad esempio, sui sindacalisti, da interviste dirette. E quindi le sue conclusioni, i suoi libri sono fortemente legati alla società americana. È un Cioè, sociologo qualitativo, possiamo definirlo. Sì, solitamente qualitativo, anche se i suoi studi quantitativi ci sono anche, e poi più avanti lo vedremo anche. Il suo metodo è quello di partire appunto dall'interno della società americana, analizzare le strutture, analizzare i rapporti con gli strati superiori ed inferiori e le loro connessioni. Per questo lui si può dire che rompa con il mondo accademico americano, accusato di declamazioni liberali e di difendere l'ordine costituito. Ce l'ha soprattutto con i funzionalisti. Sì, bisogna forse precisare che lui operava in piena guerra fredda, forse maccartismo Sì, anche. negli anni 50, anni 40 e Quindi 50. Si sicuramente era visto male, diciamo. dice che sia stato anche spiato dalla CIA, ecco, però Certo. questo può anche Sì. essere un po' una leggenda. Concluderei su Mills dicendo che è comunque uno studioso fortemente appassionato, è uno studioso che dimostra un grande impegno politico e sociale. In buona sostanza, per lui non basta l'analisi, ma occorre anche la denuncia. Le sue opere pare che siano state lette anche da Che Guevara, da Fidel Castro, insomma, e ha scritto un famoso pamphlet a favore di Cuba. Ah, questo per esempio non lo sapevo. Sì. L'ultima cosa su Mills, oltre a questo libro sui colletti bianchi, è molto importante il suo lavoro sulle élite del potere, che sono sostanzialmente quella economica, quella militare e quella politica, e sui forti intrecci che hanno tra di loro queste élite, anche oltre il dovuto. Addirittura lui si sostiene che anche le élite sindacali, tutto sommato, sono molto intrecciate con queste élite politiche ed Seppur economiche. in un altro contesto, in qualche modo è ascrivibile alla teoria dell'elite di Mosca, Pareto, Michels. Solitamente si fa questo in sociologia Sì, lui pare che si sia ispirato manualistica. proprio a Pareto, in effetti, in questa. Sì. Ecco, invece il testo affronta, immagino, l'immagine e le abitudini di vita di questi fantomatici colletti bianchi che sarebbero gli impiegati, no? Sì. Direi innanzitutto brevemente le motivazioni di quest'opera. Wright Mill dice che i colletti bianchi sono importantissimi perché hanno sconvolto, per la loro importanza numerica, la società del XX secolo e anche per il loro stile di vita di massa. In buona sostanza, secondo Mills, hanno trasformato l'America. Tuttavia, a fronte di un'importanza così grande dei colletti bianchi, Mills afferma negli anni 50 che è un mondo sconosciuto. Lui dice che non conosciamo più il mondo dei neri, il mondo degli operai, persino il mondo dei criminali, lui afferma. Quindi
pochissimo il mondo dei colletti bianchi. Da qui la necessità di costruire ricerche ed indagare questo mondo per comprendere meglio la società in cui si vive, sempre nell'ottica di cui si diceva prima di migliorarlo anche questo mondo e di conoscerlo dall'interno. Tant'è vero che due parole sull'analisi empirica che fa Wright Mills, lui fa tutta una serie alla base di questo studio sui colletti bianchi di interviste, addirittura 128, intervista anche dei sindacalisti dell'automobile di Detroit, fa degli studi sui grandi magazzini e sul personale di questi magazzini, perché una parte fondamentale dei colletti bianchi sono le commesse e sono gli addetti di vendita, lui ne parla spesso nel libro. Fa poi anche delle ricerche sul campo, sulla stratificazione del potere in alcune città. E infine un grosso studio anche sul Dipartimento del Lavoro dello Stato di New York. Questo per studiare la burocrazia, che è l'altro grande tema di questo libro. Che poi è un concetto weberiano, diciamo. No? Sì, coniato proprio da Weber. Lui lo amplia e lo applica alla società americana. La struttura dell'opera è composta così. In sostanza si studia dapprima il vecchio ceto medio, cioè i medici, gli avvocati, i capitani d'industria. Lui la chiama gente libera, quelli che un po' nel mito americano hanno costruito l'America, ecco, l'agricoltore forte, coraggioso. Figure dell'Ottocento. Ecco. Dice che però questo vecchio ceto medio ha perso, è stato sconfitto già prima della Prima Guerra Mondiale. È stato sconfitto perché è avanzato molto lo Stato, secondo Wright Mills, ed è avanzata molto la grande industria. La grande industria e lo Stato hanno fatto decadere questo vecchio ceto medio in favore del manager, del funzionario pagato, lui dice, sempre più simile al salariato e allo stipendiato. Quindi la seconda parte dell'opera parla appunto di questo nuovo ceto medio, che lui identifica soprattutto nei dirigenti, nei commessi, ma soprattutto nella stragrande maggioranza degli impiegati. Insomma. Per quanto riguarda il mondo dei colletti bianchi, Wright Mills parla di una grande sala di vendita, una sala di vendita che è però anche la società americana dell'epoca, non è solo il loro mondo. Quindi una società in cui tutto è organizzazione, in cui tutto è però anche manipolazione. Wright Mills batte molto il tasto sul discorso della manipolazione. Lui parla di questi impiegati la cui vita è sostanzialmente manipolata sia sul lavoro sia fuori dal lavoro. Queste sono tematiche che emergono per esempio anche negli autori della scuola di Francoforte, penso a Marcuse, che lo ringrazia nell'uomo a una dimensione e anche appunto alle opere di Adorno e Kant in qualche modo, no? C'è un'affinità, possiamo dire. Certo, sicuramente. Per quanto riguarda i sistemi di vita, che è la terza parte del libro, molto, molto importante perché affronta tre temi fondamentali, che sono il lavoro dei colletti bianchi, il panico per il prestigio e il successo, la brama di successo del colletto bianco, che vuole emulare le classi superiori. Mi soffermerei principalmente sul lavoro, perché è un po' il tema su cui si diffonde di più Wright Mills. Il lavoro del colletto bianco è per Wright Mills un lavoro alienato, un lavoro in cui non c'è nessuna soddisfazione. Non paragonabile a quello dell'artigiano. No, assolutamente no. Primo perché è scollegato dal prodotto. Il lavoro del colletto bianco è un lavoro molto parcellizzato e quindi un lavoro che non dà la soddisfazione di vedere quello che si produce, certo. Ma si fa solo un pezzetto. E inoltre un lavoro in cui c'è una sorta di alienazione dell'io, dice Wright Mills, nel senso che spesso ci sono lavori, si pensi a quello della commessa, in cui si vende proprio l'io, la personalità, perché bisogna essere gentile in modo non naturale, sorridere. Lui parla proprio di una vendita dei sentimenti, addirittura, in modo molto, molto, molto duro. Per quanto riguarda l'universo del colletto bianco, Wright Mills dice che il colletto bianco si annoia sul lavoro e si agita nello svago, nel senso che tutta la soddisfazione che non si ritrova sul lavoro
si cerca poi di averla nel, al di fuori, quindi nei divertimenti, e da qui tutta una sua critica del, dei beni di massa della, quindi anche del tempo libero, del tempo libero degli anni, che non è molto libero, no, degli anni 50, che saranno poi quelli dell'Italia degli anni 60 e 70, certo. Insomma, ecco, perché comunque l'America si può vedere un po' come l'Italia 10-20 anni prima, sì, ecco, da questo punto di vista. Questi colletti bianchi sono, Red Mill li definisce gli anelli di grosse catene che tutto sommato tengono insieme la società contemporanea. Sì. Verso la fine dell'opera si parla anche di quali sono gli strumenti di potere legati ai colletti bianchi. Lui parla del sindacalismo dei colletti bianchi e del loro atteggiamento verso la politica. Per quanto riguarda il sindacalismo, i dati che ha Mills sono pochi all'epoca e quindi non si diffonde molto e non ritengo necessario spendere molte parole su questo. Ecco. Sulla politica invece Mills dilunga di più, in parte perché il discorso dei colletti bianchi è stato molto usato in chiave negativa, nel senso che si è detto che hanno appoggiato i totalitarismi, ad esempio in Germania. In realtà lui è più morbido da questo punto di vista, nel senso che lui dice: quello che vedo io nella società che ho studiato è soprattutto una grande indifferenza e apatia del colletto bianco verso la politica. Però hai riportato una dichiarazione di Thorstein Veblen, che tra l'altro è un altro autore importante, l'autore della teoria della classe agiata, che dice che la lotta per l'esistenza per loro si è trasformata in misura considerevole in una lotta per mantenere le apparenze, cioè c'è sempre il tentativo di sembrare un po' più in alto dal punto di vista sociale del gradino su cui ci si trova. Sì, 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 questo in effetti è un aspetto su cui torna molto e rientra un po' in quello che abbiamo accennato prima, nella smania per il prestigio e per il successo. E l'affanno dei white collars di separarsi dai blue collars, che sarebbero, diciamo, gli operai. Infatti, diciamo, infatti. Manovali. Cioè di mantenere l'aspetto esterno e le caratteristiche del vecchio ceto medio, pur non essendo più di fatto un ceto dominante, perché certo. Wright Mills è una cosa, da un punto di vista economico, equipara i colletti bianchi ai salariati, perché lui dice la proprietà non è la loro, e quindi da questo punto di vista sono ambedue degli stipendiati e sono alla base della società. E in conclusione, tu ritieni che questo libro sia ancora utile per chi, per esempio come te, si è occupato di colletti bianchi anche in altri contesti e in periodi più recenti, oppure è datato? Ma io direi che è ancora molto attuale, primo perché, come tutti i classici, dice delle cose abbastanza definitive su determinate questioni, che sono buoni punti di partenza per chiunque voglia affrontare l'argomento. E in più, ahimè, c'è da dire che l'appello di Wright Mill degli anni 50 non è stato molto ascoltato sia in sociologia che in storia. Nel senso che il ceto medio ha continuato a essere un po' uno sconosciuto, a essere poco studiato, sia all'estero che in Italia, ma soprattutto in Italia. Quindi io direi che è ancora un testo molto valido, sia per la storia della sociologia che comunque per la ricerca in generale sui ceti medi, che comunque ha influenzato la letteratura. Viene citato anche nel testo, ad esempio, di Arthur Miller, della sua opera dal titolo Morte di un commesso viaggiatore. Oppure, non so, in Italia mi viene in mente, anche se è comico, ma Fantozzi di fatto descrive in maniera feroce, no, questi impiegati che tentano di sembrare più ricchi di quello che sono, servili nei confronti del potere, cattivi con quelli che stanno sotto di loro. Oppure mi è venuta in mente questa copertina fantastica di un vecchio album che credo sia del 77 di Edoardo Bennato, dal titolo Burattino senza figli, dove lui insomma si fa ritrarre come un impiegato, e poi appunto il titolo dell'album, che fa riferimento a Pinocchio, l'impiegato burattino, insomma, mosso da qualcuno che è più in alto di lui. Quindi forse ha influenzato più la letteratura che la sociologia. Sì, può darsi, in effetti.
Ecco, invece appunto sull'oggi che cosa ci puoi dire riguardo ai colletti bianchi? È utile quest'opera per comprendere il ceto medio degli anni 90, di cui tu per esempio ti sei occupato, oppure ormai... Per certi aspetti io direi che è ancora utile, sia come griglia interpretativa, per avere alcuni riferimenti per affrontare l'argomento, ma è utile anche in certe importanti idee che ha avuto Wright Mill, come quella ad esempio a cui accennavo prima dell'indifferenza politica del ceto medio. Purtroppo questo è un aspetto importantissimo dell'attualità, che comunque il ceto medio non sia impegnato politicamente, non lo si riesca a definire, ma che in realtà influisca moltissimo poi a livello elettorale, ahimè è una realtà tristemente nota nell'oggi e che ha anche generato tutti i populismi che stiamo vedendo. Sì, ma diciamo anni. Che non è facile fidelizzarli e quindi incatenarli tra virgolette a una preferenza politica, sono più interessanti per chi si occupa di spostamenti elettorali. E poi anche sicuramente il discorso a me è interessato molto il discorso sui beni di consumo, nel senso quest'ansia del colletto bianco, di divertimento, di uscire da quello che è il lavoro e di riempire la sua vita di divertimenti esterni, è sicuramente quanto di più attuale c'è ancora nella società odierna, se si pensa a tutto quello che in più è nato rispetto agli anni 50 americani, insomma, e a tutti i beni che ci sono oggi. Va bene, grazie per l'intervista. Arrivederci.